Ce la posso fare. Fa veramente caldo. Ciao gente, come leggerete sono tornata perché mi avete richiesto due video, ovvero il video sulle tinte labbra e in più il video sui tatuaggi. Partiamo con questo, che è ovviamente il video dedicato alle tinte di Nabla. Devo essere sincera, queste tinte io non le stavo aspettando per niente, perché quando sono uscite all'inizio non mi ispiravano tantissimo. Come voi, ho visto il video di Mr. Daniel, ho visto i diversi video di confronto. Come voi, anche io ho visto il video incriminato di Eleonora Manni. Dico così a livello comico, tesoro, cioè per carità. Come tanta gente, ognuno ha il proprio pensiero. Sia giusto che sbagliato, è giusto che qualcuno dica la sua, è giusto che qualcuno non dica, magari impari a stare zitto. Però io dico qui questa cosa e poi non voglio parlare di niente perché comunque il video tratta di un altro argomento. Io posso capire sia Mr. Daniel che Eleonora Manni. È giusto che in questo caso Eleonora Manni abbia detto il suo pensiero, abbia fatto vedere cosa non andava del prodotto, come al tempo stesso è giusto che Mr. Daniel non difenda il proprio, fatemi dire, prodotto, perché come si dice, ogni scarrafone è bella mamma sua, quindi. Però non è neanche giusto che come azienda allora mandi il prodotto a 30 persone e che 30 persone devono dire che è bello, stupendo, funziona bene e che c'è ovviamente un ottimo prodotto di fronte. Secondo me Eleonora ha fatto bene a fare il suo video, come tanti dicono, ovviamente magari era il modo di porsi, però gente, scusate, eh. Se lei è fatta in quel modo, che per parlare di una cosa magari ci sia calora un attimo, perché ovviamente vuole trasmettere realmente il pensiero che ha, cioè io prenderei anche quello, alla fin fine è un essere umano, gente. Secondo me si è alzato un polverone, ma di quelli veramente assurdi. Mr. Daniel, io lo capisco, cioè lo capisco tutto, però non è carino dare dell'incompetente a una persona quando tu stesso, nonché la stessa azienda, allora gli inviate il prodotto e pretendete che ne deve parlare per forza bene. Cioè, voi dovete prendere anche le recensioni come vengono a cuore, a caldo. Quindi, se non ti piacciono i modi, alle brutte, che ti devo dire? Metti i sottotitoli sul biglietto di invio dei prodotti, te la stai a prendere per niente. Capisco che sentirsi dire i prodotti cinesi sono meglio del prodotto di un prodotto bio, ci rimani male, lo capisco. Però è pure vero, gente, cioè, che stiamo parlando di Eleonora. Eleonora è quello che trasmette, che è molto, cioè, almeno da quello che vedo io, è una ragazza che trasmette molto, è molto amichevole nei video. Quindi, se il suo modo è stato quello, dovete prenderlo anche com'è. Anche perché non è che ha fatto, ad esempio, il Faina che ha preso il rossetto e l'ha lanciato come se fosse l'accendino del Faina. Cioè, ora abbiamo veramente esagerato su questo argomento. Quindi vedo il giusto da tutte e due le parti, ma si vuole alzare un polverone per niente. Vi do un consiglio, che vi devo dire? Diminuite le persone che devono dedicarsi alla recensione dei vostri prodotti. Però se tante persone acclamano il vostro prodotto, sinceramente allora io sono veramente come Eleonora Manni, la pecora nera, perché io un pochino di cosina da dire sul prodotto ce l'ho. Quindi questo è il mio pensiero e iniziamo il video. Come vedrete io ho preso due prodotti perché uno lo volevo tantissimo perché sapete che sto cercando un rosso specifico come tinta e sapete che comunque state parlando con una persona che acquista solo MAC. Solo. Quindi per cambiare ho detto voglio dare fiducia a Nabla. In più mi sono presa questo perché volevo un nude diverso, un nude in questo modo caldo che veramente non involgarisce, anzi sembra tipo quei nude che c'ha di solito Jennifer Lopez, quindi mi è piaciuto tantissimo. Quando l'ho postato su Instagram vi ho chiesto se le volevamo provare insieme e così è stato. Oggi sono dovuta uscire, contate che sono rientrata adesso che sono le 2:45. 2:45. Come vedrete dalla foto su Instagram, io sono andata a mangiare sushi. Però direi di fare ordine e intanto vi mostro le tinte che ho preso. Oh,
video d'applicazione. I colori sono stupendi, questo non lo posso negare. Fra le due tinte, quelle del quale vi posso parlare più al momento è Unspoken. Middle Karma purtroppo lo dovrò accantonare al momento perché non l'ho provato nell'arco della giornata, quindi non vi posso dire Middle Karma come si comporta. Questa è una tinta che io ho provato sia oggi che ieri. Ieri ho fatto un aperitivo e oggi sono stata al sushi. Ieri ho fatto un aperitivo cena. Io poi sono quello che vi dico sempre, ovvero non sono una principessa. Quando si mangia per me. Parentesi, fatemi salutare Lidia. Io ti mando un bacione. È una ragazza che ho conosciuto ieri, è una delle ragazze che mi segue fra di voi. Mi ha fatto veramente tanto tanto piacere conoscerla ed è stata una serata stupenda. Abbiamo chiacchierato, mangiato, bevuto. Visto che dovevo fare questa uscita, ho deciso di applicarmi per la prima volta la tinta. I punti fondamentali del quale dobbiamo parlare di questo prodotto è applicazione. Devo essere sincera, ero un pochino spaventata perché in qualunque video vedete dell'applicazione di questi prodotti, una cosa che notavo è che tanta gente prendeva, andava ad applicarlo veramente piano piano, pezzetto per pezzetto. È una cosa che mi ha portato molto lentamente a decidere se acquistare o no il prodotto, perché non mi piaceva questa cosa. Sono un tipo che preferisco essere veloce, cioè una passata e via, basta, cioè alle brutte le rifiniture dei bordi, ma se mi devo andare a costruire le labbra pezzetto per pezzetto perché il prodotto magari non viene trascinato bene oppure non rilascia il colore che si pensa, questa cosa non mi piaceva tantissimo. Invece, come potete vedere dal video, sono riuscita tranquillamente ad applicare il prodotto anche solo con una passata. Quindi questa cosa mi piace tantissimo. L'applicatore è comodissimo. Durata. La durata è quella cosa che un po' mi ha lasciato un po' perplessa. Come tutte voi, anche io so che comunque una tinta con prodotti oleosi prende e va via, inizia ad andare via. Però contate che sia ieri che oggi io non ho mangiato cose oleose, quindi una cosa che ho parecchio riscontrato è che a prescindere che sia oleoso o no, la tinta tende leggermente ad ammorbidirsi e va comunque via. Non mi ha tanto soddisfatto questa cosa. Questo perché lo dico? Perché se mi venite a dire tutte le tinte lo fanno, no gente, non tutte le tinte lo fanno, e non perché io sono una MAC dipendente o MAC sfegatata, ma a me le tinte di MAC non me lo fanno. Vale o non vale il prodotto? Qui devo fare una precisazione. Secondo me, tornando un pochino a prima, ogni scarafone è bella a mamma sua. Dall'altra però voglio dire che comunque io delle performance buone ce l'ho avute da questo prodotto. Se gli dovessi dare un voto, io come tinta gli darei un 7. Qualche paragone lo vorrei fare. Come vi ho detto, a livello di voto io gli do un 7. Questo perché è un prodotto che nel momento in cui io lo vado ad applicare, è vero, risulta morbido, la persona deve avere il tempo di farlo asciugare perché piano piano questo farà presa e si sposerà bene sulle vostre labbra. Quello che purtroppo a me come soggetto non piace che comunque nell'arco della giornata o nell'arco del tempo in cui io ho questo prodotto sulle labbra sento l'appiccicume. E contate, io sono da stamattina alle 7 che io sono sveglia e che porto questo prodotto. È una cosa che io proprio non tollero, è proprio una sensazione di effetto quasi ventosa, quindi non mi piace proprio sentirlo. Poi in più una cosa che ho riscontrato è, come vi ho detto, non mi piace il discorso che se mangio, anche mangiando non una cosa con componente d'olio, questo prodotto tende ad ammorbidirsi e ad andare via. E terzo ultimo punto, il fatto che è vero, non si seccherà nell'arco del tempo, noto che comunque non si secca, non si asciuga, quindi è inutile chiamarlo tinta se non si asciuga. Capite quello che voglio dire io? Lo voglio mettere a confronto con le uniche due tinte che ho io, vale a dire. Lo metto a confronto con le tinte mie di MAC e vedete ce n'ho tantissime. Ne ho provata una e mi sono innamorata totalmente delle tinte di MAC. Non parlo della prima linea, ma parlo della seconda. La seconda linea è fantastica, gente, cioè è veramente la tinta che uno desidera, almeno a detta mia. Per adesso sono le mie tinte preferite. Vi lascio alcuni video di riferimento dove le avevo applicate alcune. Ultimo prodotto che voglio paragonare
a Nabla, però a questo punto preferisco Nabla a dispetto di quest'altro prodotto, sono le famose tinte di Wycon. Ora, gente, io non è per dire nulla, sentivo acclamare queste tinte economiche, a me non mi è piaciuta per niente. Io l'ho odiata proprio dalla prima applicazione all'ultima. Io avevo preso la numero 20, che era questo rosa mezzo fragolino, che mi piaceva come punto di colore, era comunque buono, non era male. Solo che il fatto è che ha tutte le note negative, non mi colora bene le labbra, anzi c'è il rischio pure che mi va via il prodotto, mi fa quell'effetto appiccicume durante l'arco della giornata che non tollero, cioè mi dà proprio fastidio. Ho come la sensazione che non si asciuga mai, a differenza di tutte le tinte mi va via perfino anche se bevo acqua. È l'unica tinta che veramente io straodio e non mi piace per niente. Tornando alle tinte Nabla, io vi dico questo qui: se le volete prendere, prendetela una, perché se poi quelle caratteristiche non vi piacciono, vi pentite, perché comunque il prezzo è quello che è. Per i miei standard non è tutta sta grande tinta, cioè mi aspettavo di più. Se poi ci vogliamo attaccare al discorso questo è bio e questo non è bio, allora gente, io ve ne dico un'altra. Io preferisco a questo punto spendere soldi per una tinta che non è bio, perché anche se me lo vado ad applicare sulle labbra, ma ora gente, ma chi è morto con una tinta labbra, me lo dite? Non entriamo in queste paranoie di prodotti non bio e cose varie, cioè gente, se i prodotti non bio non fanno così bene, a quest'ora Urban Decay, Sephora, MAC, Kiko, tante aziende cosmetiche dovrebbero chiudere i battenti da un momento all'altro, ma vanno avanti perché gente, noi li paghiamo. Per quanto tanti prodotti vengono allontanati come se fossero Satana, regalano molte più prestazioni rispetto a un prodotto bio, ma se la casa bio ancora non è a quel livello, ci deve ancora arrivare, ci sarà un motivo, cioè vale a dire che gli ingredienti al momento non possono avere lo stesso livello di una cosa non bio. Questo è tutto il video, io ho parlato pure tantissimo, vi mando un grosso bacione, adesso vado a girare il video di tatuaggio, ciao!